Avanti sino al 95esimo, poi il blackout, un episodio, un momento che ha cambiato le sorti di una partita vincente d'attesa ben condotta dai padroni di casa Paterno Calcio Palazzolo per la sesta giornata di campionato d'eccellenza. Big match giocatosi sull'erba bagnata del Falcone Borsellino, pioggia abbondante che avrebbe potuto mettere in discussione la disputa della partita. Paterno di Mister Mirto, che ha rinunciato alle prestazioni di Simone Caruso e Carmelo Guarnera, in campo con Caruso, Guerriera, Librizzi, Raimondi, Godino, Asaro, Trullio, Serrano, Bamba, Cordaro, Taormina, Palazzolo, Conferla, Mollica, Carpinteri, Sciacca, Palmisano, Pettinato, Fichera, Spinelli, Cortese, Grasso, Camara. A dirigere la gara Ciro Aldi della sezione di finale di Emilia, coadiuvato da Geraldo Calandra e Giuseppe Minutili della sezione di Messina. Nei primi minuti Paternò subito in avanti con Cordaro al nono, gran giocata in girata, palla fuori. Al 12esimo si registra il tiro di Asero, bravo Ferla a respingere palla. 3 minuti dopo i gialloverdi provano la soluzione su cross di Camara, stacca di testa Cortese, Caruso respinge e manda in corner. Al 23esimo Cordaro mette palla al centro per Asero, Pettinato toglie palla dalla linea. Al 35esimo Guerriera si porta in avanti solo a tu per tu con Ferla, c'è contatto, l'arbitro inspiegabilmente fischia fallo contro. Al 41esimo ci prova Ibra Bamba, il suo tiro viene neutralizzato dal portiere gialloverde. Al 44esimo la sblocca Raimondi, cross al volo di Capitan Librizzi, stacca di testa e Raimondi buca la rete, Paterno in vantaggio agli sgoccioli del primo tempo. Secondo tempo che vede il Palazzolo provare a riscattare lo svantaggio subito al primo minuto, pericoloso con il numero 10 gialloverde, Grasso, tiro insidiosissimo e palla fuori. Al 18esimo invece su calcio di punizione lo stesso Grasso colpisce lo spigolo della porta rossa-azzurra. 2 minuti dopo Paternò sfiora il vantaggio, calcio d'angolo battuto da Cordaro, palla in aria, ci prova Raimondi ancora di testa e sfuma il tentativo. Al 34esimo ancora i rossazzurri difendono il vantaggio e tentano allo stesso tempo il raddoppio. Zumbo per Taormina, la sfera va a colpire l'esterno del palo. Dal 34esimo in poi al via una girandola di cambi, prima Trullio uscito per necessità al suo posto Zumbo, poi Cordaro per San Filippo, Ibra per Romeo, Minutole in campo in luogo di Taormina, Asero per Daniello. I rossazzurri mantengono in equilibrio la gara, conservando il vantaggio per 1-0, 6 i minuti assegnati dal direttore di gara. I palazzolesi approfittano di una svista, si portano in avanti con Diallo, subentrato poco prima al posto di Grasso, siamo al 95esimo, crossa e serve Fichera che ristabilisce la parità. Finisce 1-1 al Falcone Borsellino per la sesta giornata di campionato. Paternò che conquista un punto, ne perde due al tramonto del match però, restando al vertice della classifica a quota 11 punti, con una partita in meno e con il pensiero alla prossima gara in trasferta contro il Terme Vigliatore.